Allora, oggi siamo in un momento storico per l'Italia, un momento storico per l'Europa. Ci sono tanti temi, quello della sostenibilità, chiaramente delle transizioni, perché poi trattiamo spesso la transizione ecologica, dimenticandoci non volontariamente di quella digitale e quella delle infrastrutture in generale. Io ritengo che il tema della transizione sia un tema che, anche vedendo e leggendo le giovani generazioni, sta entrando nella logica con la quale molto semplicemente, per esempio, si inizia il percorso di realizzazione delle nuove infrastrutture, si inizia il percorso di approccio anche agli studi che i ragazzi, dovendo scegliere al quinto anno di liceo, intraprenderanno per il loro futuro, guardando chiaramente a quello che sarà la lettura che oggi noi diamo, come dicevo, agli argomenti che abbiamo toccato. Però bisogna sempre tenere i piedi per terra, perché anche oggi ho sentito ci sono nel PNRR moltissimi soldi da spendere e vanno spesi. Beh, innanzitutto vediamo come li spendiamo. Ci sono 209 miliardi a disposizione del Paese, ricordiamoci che sono 209 miliardi che, se spesi bene, vanno spesi tutti, se altrettanto gli investimenti che intendiamo tutti fare saranno investimenti, e voi me lo insegnate, che hanno una redditività, non per forza economica, evidente, noi siamo il governo italiano, quindi non dobbiamo portare a casa il bilancio a fine mese pari, perché sennò altrimenti non ci sarebbero molte cose che grazie al contributo di tutti riusciamo a dare, dalla sanità che arriva fino agli ultimi, logicamente ai trasporti, anche in luoghi dove non hanno una redditività. Dunque, per questa ragione bisogna sempre stare molto attenti a come spendiamo questi soldi. Quindi 209 miliardi, se hanno, come dicevo, un bilancio positivo, non per forza economico, si collegheranno importantissimi territori del nostro paese con il nuovo piano del PNRR, ma non per forza questi territori del paese, come dicevo, porteranno un bilancio positivo. Il bilancio sarà positivo dal punto di vista sociale, umano, perché l'argomento principale, che a volte forse anche qua sarò fuori moda come il professore, perché al centro dell'attenzione, al primo punto, molto spesso sentiamo logicamente la transizione ambientale, la necessità di difendere il territorio, tutti i temi che assolutamente, come dicevo, oramai sono entrati nella logica con la quale ci approcciamo agli investimenti e ci approcciamo ai nuovi sviluppi che i territori possono dare. Però al centro ci deve essere sempre l'uomo. Cioè, se noi facciamo una nuova ferrovia, non è che la facciamo perché, insomma, vogliamo trasportare dell'altro, dobbiamo trasportare merci o persone. Tutta la transizione, quindi tutte le transizioni, devono avere al centro l'uomo, non è solo una forma liberalista che appunto ha al centro la libertà e la persona, ma è un pensiero, spero che possa diventare un pensiero assolutamente comune, perché se ci dimentichiamo che prioritario è l'uomo, molto spesso, insomma, rischiamo anche di fare degli investimenti che poi non portano per forza all'obiettivo. Dunque, per Pavia, per rimanere insomma su questo territorio, sicuramente fare massa critica è un passaggio molto importante. Quando ero bambino, venivo spesso con mio papà a pescare sul Ticino, e quando andavamo a mangiare in un ristorante si beveva solo il vino La Versa, magari qualcuno, anzi voi ve lo ricorderete quasi tutti. Oggi purtroppo quella è una realtà dimenticata, e si faceva l'esempio delle langhe. Nelle langhe sono riusciti a fare sistema, valorizzando al meglio le eccellenze che avevano e che hanno, una promozione anche dal punto di vista del marketing da parte della regione Piemonte, che oggi vede per esempio il Barolo come il vino più conosciuto tra i vini italiani nel mondo. Dunque, per questa ragione fare sistema è fondamentale. Il nostro contributo è un contributo che noi cerchiamo di dare con appunto le infrastrutture, il tema del Ponte della Becca. In bilancio ci saranno, che è nel piano Lombardia, nella legge di bilancio ci saranno oltre 2 miliardi, nel PNRR ci saranno oltre 2 miliardi che riguarderanno proprio
il completo rifacimento o la ristrutturazione importante, la manutenzione importante di ponti e viadotti. All'interno di questi, nella legge di bilancio, ci sono degli emendamenti che riguardano proprio i ponti sul Po. Il professore diceva giustamente, insomma, rilanciava uno degli argomenti cardine delle sue tesi, cioè le manovre espansive. Siamo di fronte a manovre espansive. Dobbiamo però stare attenti a mantenere, e lo dico a degli imprenditori, quindi insomma mi permetto di cogliere il suggerimento da voi, di mantenere sempre i piedi per terra, perché oggi siamo di fronte a una transizione, lo siamo perfettamente, anche dal punto di vista, come dicevo, ambientale, energetico. E oggi stiamo trattando, guardando in prospettiva a quella che sarà la disponibilità energetica e alla transizione di questo importantissime di questi settori, quando voi tutti mi insegnate che i costi dell'energia proprio in queste settimane, in questi giorni, stanno diventando veramente dei costi eccezionali che purtroppo in alcune realtà costringeranno, se non limitati, e il governo si sta muovendo su questo, anche su questo tema ci sono degli importanti emendamenti alla legge di bilancio e mi auguro che vengano sostenuti dalle associazioni di categoria, perché insomma tutti quanti possiamo dare la spinta per superare questa fase, una fase oggettivamente difficile che, come dicevo, porterà purtroppo persino delle minacciate chiusure. Allora, guardiamo con prospettiva al futuro, guardiamo a quella che è delle transizioni che, dicevo, sono, le abbiamo introitate nella solita frase, sfido chiunque a trovare qualcuno che dica che vuole lasciare un mondo peggiore ai propri figli rispetto a quello che ha trovato. La solita frase, però, la cosiddetta frase di rito, l'abbiamo detta anche oggi, guardiamo con prospettiva mantenendo i piedi per terra. L'ultimo spunto riguarda appunto questo tipo di transizioni, che, come dicevate giustamente, sono transizioni e ogni transizione ha un costo. Quel costo però non deve essere, perché oggi, in questo momento, le energie cosiddette green, le rinnovabili, sappiamo, sono abbondantemente incentivate. Beh, dobbiamo, nella transizione, visto che è un percorso, raggiungere l'obiettivo di fare in modo che quegli incentivi non siano più necessari. Oggi non se ne parla. Oggi si dice che questo percorso ci porterà ad un mondo migliore, di questo siamo tutti certi, però quel mondo migliore, quel costo in qualche maniera dovrà essere distribuito, perché giustamente piantare alberi in Madagascar è cosa buona e giusta, però se noi facciamo, tra virgolette, cerchiamo di fare i primi della classe, mi auguro che l'Italia lo possa essere, grazie anche alle imprese che stanno dimostrando di essere, come si dice, sul pezzo su questo argomento, è chiaro che la responsabilità ce la dobbiamo prendere un po' tutti. E quindi i risultati di COP26 sono sotto gli occhi di tutti. Quindi, transizione è un termine chiaro, basta guardare il dizionario. Transizione ha per significato, deve prevedere dei tempi equilibrati che non lasciano indietro nessuno, perché altrimenti parliamo di rivoluzione, che è un'altra cosa. Di solito nella storia le rivoluzioni hanno lasciato un po' di sangue in giro, e purtroppo il sangue che si rischia di lasciare è quello delle aziende, delle imprese. Ci sono interi settori che sicuramente hanno dei tempi più veloci, ma semplicemente, per quanto mi riguarda, per una società di sharing, pensare di cambiare i monopattini o i motorini elettrici, la vita media di un monopattino e un motorino elettrico, insomma, è quella di pochi anni. Pensare di cambiare e di fare la stessa transizione in un'azienda di trasporti che ha dei camion, la cui vita media è tra i 12 e i 15 anni, o addirittura, ancora più grande, di navi da trasporto, la cui vita media è tra i 40 e i 50 anni, beh, è chiaro che, insomma, cambia un po' la visione anche della transizione. Quindi, piedi per terra, le sfide alle quali l'Europa oggi ci pone di fronte sono veramente sfide importanti, però io ritengo che grazie a queste sfide veramente importanti potremo da tutti i punti di vista migliorare non solo la nostra vita, migliorare la nostra bella Italia, partendo dal piccolo, dal piccolissimo, l'esempio delle terme dell'Oltre Po sono un esempio che chiaramente a livello europeo magari è poca roba, che però per noi vale molto, perché se da una parte c'è il global, sicuramente oggi possiamo anche parlare di un local vicino ai territori, al rispetto del nostro ambiente, guardando in prospettiva col futuro
sempre con i piedi per terra. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie a tutti.